Sono palle che girano, coi pianeti che ruotano. Quando i sì, sì, sono andata a documentarmi. Mi ha incuriosito molto, mi ha incuriosito molto la tua storia, e quindi questa è una delle mie curiosità. Cioè, sì. Com'è successo? Visto che comunque non era questa la tua strada all'inizio. Studiano, capito? Siamo bravissimi. Studiano, incredibile. Beh, la mia storia parla di questo. Cioè, nel senso, l'ho scoperto quando facevo l'altro lavoro. Io non da molto faccio questo tipo di cose, diciamo così. Chi conosce un po' la mia storia sa benissimo che prima facevo un lavoro completamente diverso. Ecco, viaggiavo il mondo, è vero, però prima facevo piangere le persone e adesso invece si è girato e adesso le faccio ridere. Ecco. Chi sa un po' la mia storia sa benissimo che ero un addetto ai licenziamenti di una grossa azienda. Sì, e in pratica andavo in giro, mi confondevo in mezzo tra gli operai e a fine settimana decidevo chi doveva essere licenziato o meno. Fino a che non mi sono trovato davanti a probabilmente il mio grande alter ego che è entrato in pratica. Lo racconto? Sì, sì. Volete che racconto, no? No. Allora, in pratica è successo in Argentina all'epoca del default, quando l'Argentina era un po' in difficoltà. E dovevamo licenziare un po' di gente, erano 1200 dipendenti e mi avevano dato da licenziare 120 persone, il 10%. Cosa ho fatto? Mi sono inserito per 3 settimane dentro, ho fatto finta di essere un quadro, cioè un dirigente osservatore, ecco, e niente, facevo finta di fare il mio lavoro. E nel frattempo io guardavo chi lavorava e chi no. Nel fine settimana io elencavo un tot di persone, li facevo raggiungere nel mio ufficio e gli dicevo: guarda, per questa motivazione ti licenziamo, per questa motivazione ti... Si dice così, si dice snellire in quel campo, ecco, snellire l'azienda, cioè far togliere il peso di alcune persone e fare in maniera di riavvivare la forza motrice. So che è una cosa un po' particolare, però chi fa questo lavoro lo conosce molto bene. Ma anche ecco. chi lavora come impiegato purtroppo magari lo conosce, perché spesso è capitato che magari ci è rimasto in mezzo, quindi sappiamo cosa significa. Certo. Ecco. Il mio compito era quello di dire se è licenziato, questo era un po', ero un po' sottolineato come il boia, ecco, dell'azienda. Un'azienda che fa 11.000 dipendenti e non è che fa... insomma, questo. Vabbè, una volta è successo che però prima o poi doveva succedere, mi sono trovato che a un colloquio è entrato un signore grande, avrà avuto sui 60, cioè non un ragazzino, diciamo così, come eravamo abbastanza soliti fare. È un signore abbastanza grande e mi ha detto: guardi, io so perché sono qua. E faccio: sì, purtroppo dobbiamo licenziarla. Perché lei dormiva sul posto di lavoro e lui ci è rimasto anche un po', ecco. Però poi mi fa: scusi, è vero, lei ha ragione a licenziarmi, è vero che io dormivo sul mio posto di lavoro, però lei deve conoscere un po' la mia storia. E io non avevo, di solito avevo delle situazioni per cui svincolarmi e fare in maniera di tralasciare, invece mi ha preso forse impreparato. Scusate perché è una cosa un po' difficile da raccontare, dunque sono anch'io un po'. Neanche che avremmo parlato di questo, però va E in pratica è andato alla porta dell'ufficio e ha fatto entrare 8 bambini. Dunque fa: guardi, se lei mi licenzia, io non do più da mangiare a loro. Io sono rimasto basito perché non sapevo cosa rispondere. E lui mi racconta e mi dice: vede, deve sapere che quando io finisco qua da lei alla sera mi sono trovato un altro lavoro e dunque la notte vado a fare un turno in una fabbrica che c'è qua vicino. Dunque lavoro qui alla sera, mangio e poi vado a lavorare ancora. Spesse volte per fare qualche ora in più e per portare a casa i soldi per dare da mangiare ai miei bambini non vado a dormire. Dunque in questi giorni mi diceva appunto che era stato, non aveva dormito e dunque si era addormentato nel lavoro.
Ecco, lì è successo qualcosa di particolare, perché in quel momento lì dentro di me è scattato qualcosa di, forse, non lo so, ho sentito come un rumore e sono preso su e sono scappato. Cioè, sono proprio scappato a casa, cioè in Italia. E l'azienda, sì sì, l'azienda ha cercato di recuperare, di farmi... però ho deciso di lasciare anche la liquidazione purché mi lasciassero stare e non mi facessero tornare a lavorare. Ecco, con loro. La situazione è nata che da quel momento lì non ho più parlato per più di 3 mesi. Non hai parlato? Perché era così difficile per me. Ero stanco di dire cose che potessero uccidere, passa il termine, le persone moralmente. Cioè, da lì ho capito quanto era importante le parole che noi diciamo. E ho cominciato a, logicamente dovevo comunicare, però non volevo parlare, dunque comunicavo con i gesti. La storia poi è continuata. La storia poi è un po' continuata perché poi ho conosciuto Graziana in quel periodo e Graziana mi ha buttato su per la prima volta su un palco, avevo già più di 30 anni, dunque insomma per me era tutto nuovo. Mi ha buttato su un palco e mi ha detto dai, fai. E la cosa che mi riusciva meglio era quando non parlavo, cioè perché avevo così voglia di non dire nulla ma di far capire tutto che mi ha entusiasmato il silenzio. E da lì ho cominciato a studiare il silenzio e tutto quello che ne concerne attorno. Ecco, poi ho un grande padre, perché che è un grande artista, pittore, scultore, dunque l'arte me l'ha proprio, come dire... Ma in 3 mesi che non parlavi, che ti dicevano? Cioè, tu non parlavi, e la gente cosa ti diceva di questo fatto che tu non parlassi? Beh, mi evitava, perché a un certo momento pensano che tu sia pazzo, e probabilmente ne avevano anche ragione. Però è stata la mia ancora di salvezza, perché penso che se non fosse stato per quel trauma, che oggi vivo ancora in maniera epidermica, nel senso che mi fa un po' senso, non sarei entusiasta della vita di come sono ora, questo sì. Assolutamente. Potrei fare, per quello non ho paura di fallire, perché io ho già fallito, cioè io sono già morto e sono già rinato. Sono palle che girano, coi pianeti che ruotano, quando i capi impazziscono.